Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito del Signore, questa novena, allo scopo di renderci vigilanti, tendere al dono dello Spirito Santo che il Signore collegherà con la grande festa di Pentecoste, la seconda festa liturgica dell'anno. Invochiamo con tutto il cuore, Gesù l'ha promesso tante volte nella sua esperienza di somigliante terrena. Ieri abbiamo ricordato che lo Spirito Santo è stato annunciato da Gesù Cristo come Paraclito, come colui che ci sta accanto, come colui che fa da terzo il testimone, ci certifica qual è la verità. Oggi ricordiamo lo Spirito Santo come colui che ci guiderà a tutta la verità, perché prenderà da quello che Gesù Cristo possiede e ce l'annuncerà. Questo è un mistero magnifico, profondo, e proprio fa vedere come lavora lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un grande maestro interiore, ma che funziona non nella dimensione della scuola o della università nostra. Il discorso della scuola e dell'università è un discorso di inculturazione, dove il cervello di ogni persona viene formato attraverso un ampliamento della conoscenza nei vari settori della vita civile, prima con un'informazione di base e poi con una formazione specifica su settori, ognuno per quello che è più portato. Quindi ci si tratta di un insegnamento che riguarda in assoluto tutti quanti e ci riguarda interiormente. Lo Spirito Santo non funziona con le idee, tant'è vero che Gesù Cristo non ha messo nessuna scuola di teologia su in piedi ai suoi tempi, né lui era un magnifico lettore di un'università teologica. Lo Spirito Santo lavora in una maniera più profonda e il modo in cui lo Spirito Santo fa da maestro interiore è attraverso rivelazioni, attraverso illuminazioni, attraverso ispirazioni. Scendiamo un attimo in un particolare per entra dentro questa altra parola. Rivelazione significa retrum velum dare, questa antica parola latina che ha dato origine a questo termine, e che significa che lo Spirito Santo mostra quello che un velo, il velo della nostra miseria, del nostro peccato, o in assoluto il velo del mistero di Dio, ricopre. E in un sipario del teatro, quando il sipario si apre, si vede la scena. Ancor più quando uno si alza la mattina e apre le serrande della propria finestra, vedi il panorama, il sole che splende, magari alcuni hanno un panorama bellissimo sotto i propri occhi. E questo dare ciò che è nascosto dalle imposte o dalla tenda del sipario è una rivelazione. È tolto il velo e si entra nella contemplazione della magnificenza che da questo velo era nascosta. Lo Spirito Santo fa così, rivela le meraviglie di Dio. È un maestro interiore, ce le rivela di continuo, ce le rivela durante tutto l'arco della nostra esistenza, ce le rivela a misura di come noi siamo capaci di portarne il peso, perché lui vorrebbe dirci tutto quanto, ma ce lo può fare soltanto nella misura in cui noi siamo in grado di portare quel peso che quella rivelazione comporta. Per cui Gesù Cristo non ha detto tutto quando è andato sulla terra, e affidato allo Spirito Santo il compito di completare la rivelazione dei suoi discepoli. E così lo Spirito di Dio lo invochiamo affinché questa rivelazione sia completata in noi. Con la letteratura dello Spirito Santo lo invochiamo. Ecco, allora chi fa il presente la parte in diretto la fate voi, faccio la parte in bianco. Signore, Cristo, Signore, Padre Tuttopotenza, Gesù, Figlio Eterno del Padre e Redentore del mondo, Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, Santissima Trinità, unico Dio, Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio,
Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce del cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi. Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi. Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà di noi. Spirito confortatore, abbi pietà di noi. Spirito santificatore, abbi pietà di noi. Spirito che governi la Chiesa, abbi pietà di noi. Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, ispira a noi l'orrore dei peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro della tua grazia. Spirito Santo, insegnaci a pregare eterno. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza. Spirito Santo, fa che conosciamo l'unica cosa necessaria. Spirito Santo, ispira a noi la pratica del bene. Spirito Santo, concede a noi il merito di tutte le virtù. Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda a noi il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempi le nostre anime di doni dello Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai la faccia della terra. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa e ogni popolo e nazione, diffondi in noi i doni dello Spirito Santo, sino ai confini della terra, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che ho operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ancora nel canto invochiamo con tutto il cuore la venuta dello Spirito Santo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Riempici
scendi su di noi. Ancora più personalmente, Spirito di Dio, scendi su di me. Spirito di Dio, scendi su di me. Spirito di Santo, tu sei la fonte più profonda dello Spirito, tu sei la volontà che dà vita, ci dai vita infondendoci lo Spirito Santo. Padre, fondi in noi. Padre, Santo Spirito, scendi nei cuori di tutti,
Quanto è vera quella preghiera che dice: rinnova la faccia della terra, rinnova il cuore di ciascuno di noi, rinnova l'universo. Tutti voi che avete partecipato a questa novena dello Spirito Santo, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.